Lungo, faticoso, ma di certo non privo di entusiasmo. Durante il suo cammino non può esistere qualcosa che possa impedire alla donna di essere donna, iniziando dai primi passi in punta di piedi con la fantasia. Mi piacerebbe giocare alla macchina. I primi traguardi, le prime delusioni nella frenetica ricerca della propria identità. Vivere è vivere, non c'è descrizione, non si può dire in che modo si vive e basta. Ognuno ha il suo modo di vivere. Programmando dei punti fermi che sono? Punti fermi, laurearmi, trovare un lavoro che mi piaccia e viaggiare. Una famiglia? Sì, anche. Silenzio. La pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Naturalmente diventare suocera, nonna, avere la possibilità di essere in pensione e di godermi i miei nipotini. Io come donna della mia età dico sempre, l'età è un numero, punto. Devi sentirlo dentro di te, essere sempre brillante, se succede il problema, sempre guardare avanti e non lasciarsi coprire da questo problema, perché poi quando la cosa è stata risolta sembra un'inezia, invece al momento è molto grande. Non riesce più a parlare, ancora con noi siamo. Donne invecchiate senza fare violenza al proprio modo di essere, lasciandosi andare alle leggi del tempo. Per lei cosa vorrebbe? Ma se no io niente, mi manca niente. Ma manca niente perché uno tira solo che le so, i vei ma fa, i fa quel che da fare e dopo si arrangisce per me. Tutte volte che andrò la televisione mi hai da piangere. E perché non era una estate, sì, che non si è sempre stato in mezzo alla miseria. E adesso che ha tutto del bene, da tutto, io mi accontento. A tutte le donne che ogni giorno urlano in silenzio, a quelle che non possono vivere la propria femminilità, alle donne che dedicano la loro vita alla famiglia e alla cura degli altri, alle donne intrappolate dai preconcetti e dalle ipocrisie, a tutte ricordiamo che niente impedirà loro di essere libere di pensare e di provare le proprie emozioni. Basta solo volerlo davvero e non arrendersi mai.